Era già da diversi anni che volevamo organizzare un test day Intense proprio qua in Italia. Come saprete, Intense Cycles è un'azienda americana con sede in realtà in California e ha un'altra sede europea a Barcellona. Però vende comunque soltanto online, non sono presenti i negozi e per esperienza so quanto può essere difficile e problematico comprare una bici soltanto online. Molto meglio vederla, provarla, vedere il colore e anche magari testarla. Ovviamente i prezzi che si riescono a fare con l'online fanno gola un po' tutti e io per primo andrei direttamente lì se fossi già sicuro dell'acquisto. E allora come fare? Vabbè, come succede già nell'automotive da secoli e nelle moto, abbiamo deciso di organizzare un test day. Ma non uno, ben tre. In questo video vi racconto un po' le mie sensazioni provando proprio tutte queste bici, ma sarete poi voi a poterle provare di persona. Il primo test day in realtà c'è già stato proprio qui a Pila, se non avete visto niente è perché non mi seguite ancora su Instagram, quindi @francescocolombo18. Dicevo, abbiamo pubblicizzato tutto il test day lì ed è andato alla grande, mentre i prossimi saranno il 31 ottobre a Finale Ligure, mentre il 7 e 8 ottobre sarà a Varazze durante il Bike Festival. I demo days sono completamente gratuiti e Intense mette a disposizione tutta questa gamma di bici che vedete alle mie spalle. Si parte con il cross country, con la Sniper, modello sia FRO, cioè il top di gamma, ma anche lo Sniper T, che è una down country. La Primer, che è una bici da trail incredibile, 140 di escursione e 160 davanti. Le classiche enduro, disponibili da provare sia in versione mallet, come usa Francesca, sia 29-29 come uso io adesso. E le Intense Taser, sia in modello normale che in modello S, come vedete qua, rossa fiammante con le Ohlins. Per qualsiasi informazione potete chiedere qua sotto nei commenti oppure in direct su Instagram. Mentre per prenotarvi dovete scrivere alle mail che trovate qua sotto in descrizione, sportteam@gmail.com. Ma adesso basta parlare, sigla e cominciamo con il test. Ok ragazzi, partiamo subito con il test con una bici che pochi di voi si aspettano. Questa è la Sniper FRO, ovvero il modello più spinto da cross country che fa la Intense. È una bici incredibile, siamo sui 10 kg, pensata proprio per le competizioni di cross country, quindi non proprio il mio mondo, ma vediamo un po' come si comporta sotto le mie mani. Sarebbero un sacco di cose da dire su questa bici. Per me, diciamo che è la prima bici da cross country che uso veramente, perché è già un po' di settimane che ce l'ho qua a Pila e non vi nego che al posto che prendere l'enduro per pedalare usavo questa, sia per i miei allenamenti ma anche semplicemente per farmi un giro, perché pedalare con una bici da cross country, o almeno con questa bici qua da 10 kg, è pazzesco. È tutt'altra esperienza, perché ogni pedalata che diamo viene direttamente convertita la ruota in metri, quindi non c'è spreco, la sospensione è dura ma nei salti, come avete visto in questo percorso, riesce comunque ad ammortizzare, non mi ha dato nessun tipo di colpo strano o botte. Ovviamente fa soltanto 100 di escursione, però in questo percorso qua a Pila, che secondo me è fantastico, tra l'altro consigliatissimo per tutti i cross countryisti che mi seguono, non so quanti siete, consigliatissimo per fare altura, perché qua siamo a 1800-1900 metri, quindi percorso davvero davvero bello, pieno di salti, pieno di rilanci, salite, curve strette, è un percorso secondo me molto completo, non è il classico salitone e poi percorso in piano, quindi veramente completo e questa bici mi ha stupito. Sarebbe bello averla per tutto l'inverno, perché secondo me si fanno dei lavori veramente più specifici, ma ci si diverte anche davvero tanto. Qui invece vi porto con me, insieme alla mia bici da enduro, una Intense Tracer, in questo caso 29-29, una bici secondo me pazzesca, non lo dico solo io, ma nell'Intense Demo Day che abbiamo fatto a Pila 2 settimane fa, tutti i clienti sono rimasti super contenti e soprattutto increduli di quanto vada bene questa bici. Io l'ho leggermente kittata, questa è montata con la Momolla Fox, preparata da Giannoglio, e uno chain impostato delle volte a 9 gradi, altre volte come adesso a 12 gradi.
cerchi Stans, Mozzi Damil e gomme Schwalbe, mentre il comando manubrio e attacco manubrio sono Rental, leggermente perfezionata, ma diciamo che la struttura è quella, la bici è questa, super divertente, super maneggevole, pur essendo una 29-29. L'anno scorso, come sapete, usavo la stessa bici ma in versione mallet e quest'anno avevo un po' paura non fosse così maneggevole, mentre invece mi sono ricreduto, mi sono divertito nelle poche gare di enduro che ho fatto, ma soprattutto mi diverto ogni giorno qua al Pila Bike Park. Questa è senza dubbio la mia bici da enduro preferita, però nello specifico ve ne parlo in un video dedicato dove farò un bel bike check. Adesso andiamo con un altro test. Nuovo giro, altra bici, sempre Intense, ovviamente questa la Intense Primer, la bici rifatta pochi anni fa e una bici con un po' meno di escursione, è definita appunto una trail bike, c'ha 150 mm davanti e 140 dietro come ho detto prima, ma è una bici molto molto divertente per due motivi secondo me. Uno, perché pesa decisamente meno di una bici d'enduro, ovviamente dipende un po' dal montaggio, ma si stanno tranquillamente intorno ai 13 kg. E motivo numero due, perché in discesa lei vuole essere un enduro, nel senso che è incredibile quanto sia performante una bici anche con così poca escursione, ma con gli angoli giusti. Wow! È già un po' che la uso, l'ho rubata al test day per un bel po' di discese, in realtà ci avevo già fatto un'uscita qualche anno fa. Ciao! E ci ho preso veramente la mano. La bici non ha paura di niente assolutamente ed è molto molto scorrevole, molto più scorrevole secondo me di un enduro di vecchia concezione. Infatti secondo me per chi non fa gare questa è la bici perfetta da affiancare a una bici da VH, perché si pedala meglio di un enduro, più leggera, ma in discesa si ha lo stesso divertimento. Wow, bici, una bici davvero incredibile che per me è stata una sorpresa qua al Pila Bike Park, perché l'avevo provata in una zona in Spagna molto pianeggiante, molto liscia e già mi aveva impressionato. Tra l'altro avevo provato il modello con la momolla. Qui invece a Pila non mi aspettavo andasse così bene, 140 di escursione dietro che però sembrano molti di più. Tra l'altro adesso ho il flip chip messo in posizione alta, quindi si potrebbe anche girare e avere delle geometrie ancora più aggressive, un angolo leggermente più aperto che male non gli fa, però così la maneggevolezza è super. Questa invece è la sorella, diciamo, più piccola, è quella che avevo io l'anno scorso, sempre Tracer ma 279. Adesso è in mano alla Franci, quindi vi lascio il video dove ci gira lei.
Beh, cosa dire di questa bici qua? È molto simile alla mia Intense Taser. Il montaggio è differente, il colore è differente, molto bello secondo me in questo rosso qua. Vi lascio comunque il link qua sotto nelle schede per un video che avevo già fatto dedicato proprio a questo tipo di bici elettrica. Però intanto godetevi cosa si può fare proprio qua a Pila con un e-bike del genere. Ok ragazzi, idea malsana, oggi volevo provare questa bici, la Sniper T, ovvero la Sniper della Cross Country, modello però Down Country, qui nella XS, nella pista che è stata un bel po' di anni fa, mi sembra il 2006, è stata una pista del mondiale, di Coppa del Mondo, quindi volevo provare questa avventura, adesso sta diluviando, quindi non so se andrà a buon fine. Ok ragazzi, l'inizio è proprio là sopra, io mi sono messo qua sotto, parto di qua perché sta diluviando. Vediamo un po' fin dove riesco ad arrivare senza morire. Come vedete i lavori sono già iniziati per mettere a posto i sentieri, siamo infatti a fine stagione. E voglio provare appunto a spingere questa bici al massimo delle sue potenzialità. Il telaio è identico alla Sniper da cross country ma con 120 di escursione. No, direi che qua va a finire male. Troppa pioggia, ci sono già tutte le radici bagnate, con queste gommette è un rischio inutile. La pista di coppa comunque scendeva di lì e andava verso la 3. Non esisteva ancora la parte di AXS, quindi vediamo di proseguire da questa parte. Wow, questa bici è super divertente, di sicuro è la bici che mi impressiona di più di tutte quelle in test. Purtroppo ragazzi vi devo tirare fuori dalla pista di Coppa del Mondo perché così bagnata sarebbe un rischio anche con le bici da discesa. Quindi mi accontento di fare una 3 da paura. Wrap! Oggi il grip è spaziale. Ok, purtroppo il test che volevo fare sull'XS è finito male, o meglio, poteva finire anche peggio. Purtroppo sta piovendo, quindi direi che i limiti di fare questa prova non sono stati assolutamente sulla bici, ma purtroppo sul percorso. Quindi vi avrei voluto mostrare cosa può fare questa bici, ma alla fine, che dire, potete venire a provare voi nelle prossime date dei Demo Days Intense. Quindi tutte le info in descrizione, mi raccomando, mettete mi piace, iniziate a seguire questo canale se vi è piaciuto questo video. Alla prossima, ciao! We'll be right back.